pomeriggio di Natale per la musica e lo sport, con la dimostrazione di tecniche di jiu-jitsu e di zumba. L'evento, inserito nel calendario del Natale partinicese, si è svolto presso la palestra dell'Istituto Superiore Orso Maria Corbino. La manifestazione ha testimoniato la grande crescita nelle province di Trapani e di Palermo dello studio del jiu-jitsu, la più antica arte marziale giapponese. Lo stile Kobushi di questa disciplina, invece, è nato proprio dalle nostre parti. Venne varato con il riconoscimento anche del Giappone a Pacheco circa 25 anni fa dal maestro Pietro Spadaro. Questa per me, da assessore allo sport, è la mia prima uscita e ne sono particolarmente felice, in quanto tra l'altro sono insegnante di educazione fisica, perché siamo stati impegnati nei giorni scorsi per la preparazione del Natale, che a vista di tutto è ben riuscito. E quindi siamo particolarmente contenti. Inoltre ho la delega anche alle Ville Argentine, quindi abbiamo curato in questi giorni tutte le aiole della città. Dopo anni di insegnamento ai più piccoli, ai piccini, qual è la sfida più grande come insegnante? La sfida più grande come insegnante è, soprattutto in quest'ultimo periodo, il rispetto delle regole. Oggi come oggi tanti bambini non hanno ancora assimilato quello che è il rispetto delle regole. Quello che noi cerchiamo di fare è semplicemente insegnare delle regole giocando, in modo tale che poi, quando saranno più grandi, potranno rispettare queste regole, rispettare i compagni, rispettare l'ambiente di dove sono. Il jiu-jitsu non fa altro che fare praticamente, è l'educazione in sé per sé, no? È l'educazione che possiamo dare ai nostri figli, portarli in palestra. Praticamente noi insegniamo la disciplina, l'ordine, la pulizia e come si vive nella vita. Il jiu-jitsu è una delle arti marziali più antiche e riconosciute a tutt'oggi. Il nostro scopo nell'insegnare quest'arte è quello di riuscire a dare più sicurezza di sé ai nostri allievi e nello stesso momento anche riuscire ad abbattere quella che è la presenza purtroppo eccessiva della tecnologia, specialmente nei nostri piccoli, nei nostri bambini, in modo tale così da ricreare quello che era prima del Covid, di ricreare quella che era la socializzazione fisica tra di loro. Com'è fare jiu-jitsu da ragazzina, da femminuccia, dato che ci sono magari tutti i tuoi compagnetti che sono maschietti? È bello, perché a me piace essere una donna, è bello. E fare jiu-jitsu ti fa sentire più forte? Sì. Più sicura di te? Molto. I giovani oggi sono molto impegnati, sicuramente studiate, magari non so, anche lavorate. Qual è la principale motivazione che vi spinge a venire in palestra ad allenarvi costantemente? Beh, oltre alla creazione di grandi e importanti amicizie nel corso del tempo con i colleghi nel dojo, la cosa più importante è la possibilità di conoscere un mondo nuovo e anche una delle più grandi forme d'arte, per cui si cresce nella qualità del proprio comportamento, imparando anche l'eleganza nel portamento. Non serve solo a sapersi difendere, ma anche per apprezzare un mondo che secondo me merita molto, può dare senso alla vita. Quando guardi i più piccini che sono qua vicino a te, ti rivedi anche tu quando hai cominciato ed eri così piccolo? Sì, sono molto orgoglioso e contento di questa cosa, perché anch'io ero dove sono loro e sono cresciuto man mano nel tempo, e anche grazie ai nostri maestri che ci hanno dato molto e ci hanno fatto, diciamo, diventare un'unica e grande famiglia.